Buonasera. Benvenuti a tutti. Anzitutto la compagnia di Sogno d'Autunno al gran completo con il regista Valerio Binasco. Benvenuto al professor Franco Perrelli della DAMS, che in collaborazione col Centro Studi organizza, come sapete, questi incontri. Benvenuti anche voi che partecipate. Questa sera scopriamo, dopo il debutto di ieri sera al Teatro Carignano, non solo un nuovo spettacolo, Sogno d'Autunno, ma un nuovo autore, almeno lo scopriamo come produzione del Teatro Stabile di Torino, nel nostro cartellone, un autore di livello internazionale, come ci verrà illustrato dal professor Perrelli e anche da Valerio Binasco. E quindi affido la conduzione di questo incontro al professor Perrelli, a lui la parola. Grazie mille. C'ho una certa soddisfazione a presentare spettacoli che ci hanno colpito profondamente. Allora, non è rituale. Vado spesso a teatro, naturalmente, non tutto è di qualità. Ieri sera sono rimasto profondamente colpito e devo dire, mi è venuto in mente quello che è quasi la ratio estetica del concepire il testo, concepire il teatro da parte di questo autore norvegese, che in Italia, grazie anche a Binasco, che ne ha fatto già 4-5 regie, anzi 5 credo, con quella di che abbiamo visto ieri sera, Qualcuno arriverà del 2007, poi abbiamo La notte canta 2008, Un giorno d'estate 2008, Sonno 2009-2010, insomma Binasco è uno specialista di Fosse. Fosse che è un autore tradotto in 40 lingue, che è stato nominato in varie occasioni per il premio Nobel, probabilmente prima o poi gli tocca, e che correntemente, popolarmente, viene definito il nuovo Ibsen, che è un titolo piuttosto impegnativo ed è anche un'attribuzione, insomma, di grande responsabilità. Dicevo, ieri sono stato toccato proprio perché lo spettacolo, a mio parere, ha centrato quella che è la motivazione estetica fondamentale, quasi direi il meccanismo estetico essenziale del lavoro di Fosse. Fosse infatti ha detto: una serata teatrale funziona quando un angelo attraversa il palcoscenico. Una, due, parecchie volte. Per me quel momento è l'essenza del teatro. Il teatro è il momento in cui un angelo attraversa il palcoscenico. Ha aggiunto: per me il dramma autentico non sta nell'azione come tale, ma nell'enorme tensione e intensità fra le persone reciprocamente. E persone distinte, dice, e nel contempo prossime fra loro, non solo socialmente, ma anche nella loro partecipata comprensione. Se la mia drammaturgia ha qualche scopo, dovrà essere scrivere testi che contengano energia sufficiente affinché un angelo possa attraversare il palcoscenico. Quando l'angelo attraversa il palcoscenico, l'estetica e l'etica diventano una cosa sola. Ecco, in queste parole c'è un po' tutto il meccanismo drammaturgico di Fosse. Apparentemente dialoghi slabbrati come la vita di tutti i giorni, vagamente naturalistici, probabilmente forse in questo c'è anche un pizzico di ibsenismo, quantomeno l'ultimo Ibsen, quello un po' più trasfigurato di Quando noi morti ci vestiamo, costruttore suo, Jens Lejoff. C'è un'atmosfera ovattata, di attesa, la Mater Lang più che di Beckett, più ancora che di Beckett, anche se fosse molto presente Joyce, Beckett, questo tipo di drammaturgia, ma sostanzialmente c'è la creazione, la costituzione, l'aumento di una tensione. Ecco, questo è molto importante, perché non c'è tensione, non c'è teatro, non c'è questo appunto rapporto di comunicazione e partecipazione,
e questa tensione mira a scatenare il miracolo dell'angelo. Cosa sia questo angelo, poi una, ovviamente un'esperienza assolutamente soggettiva, percettiva dello spettatore, immagino anche dell'attore, immagino anche del regista. Questo avere a che fare con gli angeli mette anche in gioco un altro elemento che può sembrare singolare, può sembrare strano in questo autore. Questo autore non è un autore nichilista, è un autore che si definisce cristiano. È particolarmente singolare in una società laica come la società scandinava. È un autore che si definisce cristiano perché sostiene le mie parole non vengono necessariamente da me. Cioè come se il flusso di ispirazione fosse qualcosa di profondamente trascendente e il teatro fosse, attraverso l'esplicazione di questo verbo, ma intendo quasi verbo di carattere evangelico, ecco, qualcosa che ha un'ispirazione superna, qualcosa che muove spiritualmente la parola. Allora, questa parola è una parola viva, una parola che scende dall'alto, una parola che ispira, una parola che scatena energia, una parola che muove angeli. E questo accade sullo sfondo piatto, grigio, di piccole libidini, di cucine economiche, di vicende quotidiane, di microadulteri, di desideri, di piccole passioni e via dicendo. Cioè questo avviene nel panorama di ognuno, ma il panorama di ognuno, la psichicità di ognuno, le esperienze di ognuno, le pulsioni, i desideri, la vita del piccolo uomo, dei piccoli uomini, è qualcosa che è inserito in questa sorta di comunicazione trascendente. E questa comunicazione trascendente è circolare, da Dio all'autore, dall'autore all'attore, dall'attore allo spettatore. Quindi è un sistema. Apparentemente ci troviamo di fronte a drammi che uno potrebbe così ricondurre all'assurdo, al nichilismo di certo tipo di teatro moderno che ne conosciamo. Sotto c'è un meccanismo spirituale molto più forte, è un tentativo proprio di distinguere, di scelerare ciò che è vivo e ciò che è morto negli esseri umani. E qua forse ritorna veramente il vecchio Ibsen: quando noi morti ci destiamo. Quando noi morti ci destiamo ci accorgeremo di non aver mai vissuto, la famosa battuta, l'ultimo dramma di Ibsen. Ecco, mettere in gioco la vita e la non vita di ognuno di noi, le esperienze realizzate, ciò che non si è realizzato, ciò che noi abbiamo conquistato, ciò che abbiamo perduto. C'è una grande commedia umana. Questo drammaturgo è grande non solo perché focalizza questi temi che non sono neanche nuovi, ma li focalizza nella chiave con quel meccanismo che ho cercato di illustrare brevemente. Mi nasco. È vero. Gli angeli? Ma prima di tutto vorrei dire che l'introduzione è molto profonda e insomma sono rimasto un po' a corto di argomenti perché hai detto molte cose giuste. Per prima cosa mi piacerebbe, lo so che sembra una cosa irriverente, ma mi piacerebbe, mi hanno detto che devo parlare con l'università. Ma è vero questo, mi è sembrato un po' fuori corso. Ma no, non è così. Io... Diciamo che non è un esame, ecco. Mettiamolo così. Ma aspettavo. Diciamo che non è un esame. Sì, è vero. Quello che è stato detto è molto vero, anche se io a dirla tutta non lo sapevo, cioè lo sapevo e non lo sapevo. Jon Foss, ci sarà pure un motivo per cui mi piace tanto. Mi preme mettere le mani avanti e dire che pur avendolo fatto tante volte non sono realmente un esperto, non sono uno studioso di questo autore. Ho fatto diverse commedie perché mi ha colpito da subito, mi ha colpito questa scrittura che conteneva qualcosa che io cercavo, non sapevo bene che cosa cercavo, non riuscirei mai ad arrivarci con una descrizione accurata come quella che è stata appena fatta. Quello che io sentivo è che veniva trasfuso nel testo, pur il testo occupandosi di piccoli drammi,
minimi, no? Come è stato detto, piccoli sentimenti, storie che girano intorno quasi ad un'assenza della storia, no? Ma a questo eravamo già abituati, non so, aspettando Godot di Beckett, il titolo è già la trama, cioè fin da lì c'è la storia, il titolo, no? Si aspetta uno che non arriva. Qualcuno arriverà, è uguale, stessa cosa, il titolo è già la trama, qualcuno arriverà e si aspetta che qualcuno arrivi. A differenza di Godot, questa in qualcuno arriverà, arriva, ma questo è il colpo di scena, è pochissima, cioè il nostro legame un po' ottocentesco, no? Con il bisogno di raccontare storie, con Jungfoss si fa sempre più flebile, la storia diventa non un pretesto, diventa una piccolissima storia intorno alla quale si tessono rapporti, drammi, aspettative. Ma che cosa c'era di diverso rispetto alla solita drammaturgia contemporanea che già ci aveva abituato a fare a meno della storia? Io sentivo che c'era una portata di qualcosa che per me era sentimentale, cioè sentivo una commozione nella dolcezza, nella pietà, nell'amore che quest'uomo metteva nel suo sguardo nei confronti degli uomini e dell'umanità. Ed è vero che passano gli angeli, non so cosa siano di preciso, ma mi era parso che Jungfoss si concentrasse più che sul dialogo fra le persone, più che sulle parole, nello spazio vuoto che c'è fra una parola e l'altra, più che nel dramma o nello spazio scenico, volesse andare a concentrarsi laddove si depositano le ombre delle cose, e questo creava, mi imponeva di avere una dolcezza particolare nell'osservare questo autore e nell'immaginare le relazioni fra i personaggi. E dato che nella mia vita io credo di aver sempre ricercato, nonostante piccole o grandi contraddizioni, di fare un teatro che riconnettesse lo spettatore con un senso di tenerezza, se non addirittura di pietà, nei confronti degli altri esseri umani che si trovano sul palcoscenico, credo in un teatro dove le persone vanno a vedere vivere altre persone, mi sembrava che fosse un autore che mi istigava dolcemente a fare la pace con le debolezze umane, con i bisogni anche più urgenti umani, e mi permetteva di sganciarmi da una cosa di cui invece a cui la drammaturgia generale è fortemente aggrappata, e che è la critica sociale. Ecco perché secondo me chi vuole apparentare a tutti i costi Foss a Ibsen, secondo me lo fa solo per motivi geografici, di fatto, perché se è vero che nella scrittura di Ibsen comunque scorrono atmosfere e in qualche maniera possiamo dire che ci sono qua e là gli annunci di qualche angelo che arriva, la sua rimane una drammaturgia fortemente collegata a temi sociali. Non fosse tutto questo, se ne va, all'improvviso sono tranquillo, non ho più da puntare il dito contro nessuno. Qualcuno l'ha paragonato a Pinter, ma giusto perché ormai siamo abituati alla formula culturale se sì ma per se sa, cioè questo mi ricorda quello, ma chi se ne frega di chi, cioè è vero, anche Pinter scrive poche parole e ha una drammaturgia stretta, rarefatta, piena di non detto, ma se posso dire una cosa, Jungfoss non ha molto non detto. Sì, i personaggi arrivano a metà frase e poi la inghiottono, ma io so benissimo quello che stavano per dire. Sì, i personaggi magari non vanno fino in fondo nel provare a verbalizzare i loro pensieri, ma i loro pensieri sono così forti, sono così chiari, che io oserei dire che il non detto è un problema che non riguarda Jungfoss, perché lo dice benissimo con i suoi silenzi. Quindi mi permetteva di guardare alle persone con uno sguardo finalmente che andava dritto alla loro anima, alla nostra anima. E io, che non ho una vocazione religiosa forte come il quacchero Jungfoss, faccio la pace volentieri con la parola anima, perché la parola anima si può tradurre facilmente con la parola psiche, e credo che siano molto, molto vicini. Perché ho trovato anche delle corrispondenze psicologiche molto forti nei personaggi, con ciò che noi chiamiamo psicologia, nei personaggi di Foss, ma è una psicologia che non ha implicazioni sociali, è pura, è profonda, è verticale. Ecco, io ero alla ricerca di un teatro
verticale senza che fosse necessariamente religioso, di un teatro innamorato dell'umanità senza per questo puntare il dito contro degli ipotetici nemici dell'umanità. Jon Foss perdona tutti, accoglie tutti in qualche maniera, e proprio perché siamo tutti nel teatro Jon Foss, lui non ama dare i nomi ai personaggi, no? Uomo, donna, se poi intanto ne nomina qualcuno è perché c'è un'altra donna, non poteva mettere seconda donna, gli deve dare un nome, gli dà un nome, ma e questo mi ispirava una grande tenerezza. Il mio vorrebbe essere un teatro che ispira pietà, comprensione, tenerezza nei confronti dei miei colleghi esseri umani. Credo che a questo serva l'arte, insomma. E Jon Foss mi ha dato un grosso contributo. Concludo dicendo che la sua qualità più grande, per me che sono un tecnico del palcoscenico e non un professore, la sua qualità più grande non la vado a cercare nella letteratura o nella sua forza letteraria, ma io vi dico che Jon Foss, come tutti i grandi scrittori, è un grande maestro di recitazione, e con lui la recitazione deve cambiare. Noi, così come quando si recita Beckett, così come quando si recita Pinter o Shakespeare, ti impongono delle nuove regole di recitazione, devi andare ad attingere la forza da un'altra parte, e questo per me è la parte più seducente, perché è ciò di cui più accanitamente mi occupo. Allora, promosso. Il quarto tentativo. Dunque, Fosse rappresenta soprattutto nei paesi dove più è messo in scena, soprattutto in Germania, devo dire, rappresenta il ritorno del testo. Larghe correnti del teatro contemporaneo sono percorsi dalla performatività, in passato c'è stato anche maggiore, devo dire, un certo culto dell'attore come corporeità, biomeccanica e via dicendo. Molti hanno ritenuto invece che con Fosse ci fosse una centralità della parola. Io ho cercato di spiegare all'inizio, questa parola ha un peso anche spirituale molto forte. Fosse ha scritto: il teatro non è azione più suono più movimento. Il teatro non è fatto di identità ma di relazioni. Questo è il mio pensiero di base. In un buon teatro esistono diversi livelli di relazione, ma quella tra il testo e gli altri elementi è fondante, è costitutiva della vera essenza del teatro. Senza un testo potrà esserci un'installazione, una performance, una danza, chiamiamola come vogliamo, ma non c'è teatro. Cioè il teatro è testualità. Ecco, volevo capire sempre da regista, questa linea molto forte, molto chiara, molto esplicita, è qualcosa che lega le mani alla regia in qualche misura, considerando anche che questo non è solo un testo forte, cioè che dentro di sé ha un'idea scenica, cioè è giusto quello che si diceva, cioè che a un certo punto insegna a recitare, ma in qualche modo ti guida anche a realizzare lo spettacolo. Ecco, questo volevo capire, il rapporto tra creatività del regista rispetto a un tipo di testo così forte, così autoconvinto della centralità della parola. Allora, guarda, la cosa di cui fosse più pericoloso per un regista non è tanto la messa in scena, perché le sue didascalie sono molto, molto forti dal punto di vista teatrale, ma non perché mi obblighino a fare qualcosa, cioè il personaggio va qui, poi va là, ma perché nel suo andare lì, andare là, c'è un senso, c'è una visione del dramma e della relazione fra personaggi molto meno campata, molto meno letteraria, ma profondamente umana, fisica del teatro, un'idea fisica del teatro molto precisa. Laddove io vado meno, devo essere un po' maleducato nei confronti di Foss, che Foss ha una scintillanza. Il suo stile è talmente forte che ti viene voglia di relazionarti subito con il suo stile, ha uno stile particolare, e ti viene voglia subito di fare una regia, di fare uno spettacolo che si modelli sulla sua proposta stilistica. Io su quello sono un po' più maleducato, cioè dico vabbè, arriveremo al tuo stile, caro Jon Foss, adesso voglio capire bene che cosa succede. Ma per farvi adesso un esempio di quanto guida Jon Foss, poi io me ne frego abbastanza, devo dire la verità, lo rispetto
rispetto ai suoi tempi, le sue pause, rispetto alle indicazioni che dà, che stanno dentro il personaggio, ma per esempio non ho mai rispettato le sue didascalie di ambientazione degli spettacoli, o se sono sempre andato altrove, ho fatto altre ambientazioni, anche se questo è un cimitero, ma per esempio non era prevista la cucinetta. Quando ho fatto Qualcuno arriverà, lui voleva che ci fosse addirittura questa grande casa, invece abbiamo fatto tutto. L'ha fatta al Louvre, aveva molti soldi, ha comprato il Louvre per una settimana, ti facciamo lo spettacolo qua. Avevo proposto Fossati di prendere l'Egizio, ma non ha accettato. E, per esempio, non è una cosa, insomma, un po' più istrionica rispetto a, ma vabbè. A un certo punto c'è una didascalia fantastica, qualcuno arriverà, lei sta guardando la finestra e guarda la finestra, è così, alle sue spalle qualcuno è arrivato, quello che poteva essere l'amante, eccetera eccetera, per cui didascalia di Jon, lui arriva, si ferma e la guarda, io mi fermo e la guardo, eccomi qui, fermo e la guardo, lei è davanti alla finestra, si accorge che lui è arrivato e c'è scritto: sposta il peso sull'altra gamba. Che didascalia è Jon Foss, no? È invece fantastica, perché poi basta provarci. Lei lì, allora, lei alla finestra, il marito dice: sta arrivando, vado a nascondermi, si va a nascondere. Lei è tutta lì col batticuore perché c'è un estraneo in casa, subito tensione erotica elementare, no? Un uomo, una donna, una moglie e un potenziale amante, perché poi c'è un elemento di cui il professore non vi ha parlato, che è un maestro di suspense, non succede niente, ma siamo come dire, strangolati dalla suspense. Qua voglio la lode e, vedremo occupiamo l'università, cioè, lei è la finestra, dai. Tensione erotica tra i due. Lui si mette lì e dice: buongiorno signorina, più o meno, non dice così, ma dice: eccomi qua. Lei lì, noi la guardiamo, che guarda alla fine. Se stesse ferma, noi vediamo che una persona ferma in un proposito, che è quello di dirgli: se ne vada, non la voglio in casa mia, e si gira. E ci fa questa cosa fantastica: buongiorno signorina. Cioè l'integrità, faccio vedere anche la parte est. Buongiorno signorina. Cos'è? L'integrità del corpo si spezza, è pronta, non è più tutto un pezzo con la sua volontà, che era quello di dire: se ne vada. Una piccola indicazione del genere dice al regista: bimbo, dovrai fare una regia che agisce per minimi gesti, per minime azioni. Cioè tutto il crollo della resistenza della donna, la sua fiducia nel non tradire mai il marito, viene fuori in questa cosa che il peso fa tum. E quando si gira, il suo corpo non è dritto, è su un lato, e gli dirà: io non voglio avere niente a che fare con lei. Ma Jon Foss, che mi insegna a leggere nei minimi dettagli dei comportamenti umani, mi dice: qualcuno è arrivato. Molto interessante questo, perché appunto fa capire, ci troviamo di fronte a uno scrittore che lavora con l'energia, cioè la parola Jon Foss è energia. Però abbiamo parlato di tanti angeli, ma gli angeli sono un po' immateriali, senza gli attori gli angeli si vedono poco in scena, no? E abbiamo anche sentito una parola pericolosa nella conduzione dell'attore per il teatro oggi, cioè psicologia. Normalmente non se ne parla più di psicologia, perché viene sostituita. Io sì. No, sì. Viene sostituita da altre pratiche, via dicendo. Ecco, volevo capire gli attori come hanno lavorato, sentire gli attori, la loro esperienza con questo tipo di copione, eventualmente in comparazione anche con altre esperienze affini o lontane, cioè se hanno creato una difficoltà, se ha creato qualche problema. Sì. Buonasera. Gli attori sono bravissimi. Grazie. Promossi. Gli attori promossi. Nella pratica, vediamo nella teoria.
È abbastanza intrigante quello che è successo in questa messa in scena, in questo periodo di prove, perché il confronto con un autore che in qualche modo adesso avete cominciato a scoprire, se non lo conoscevate oppure avete avuto modo di ribadire la vostra conoscenza passata, affrontare un autore così, come diceva Valerio prima, vuol dire mettersi di fronte a qualche cosa di complicato, no? Non fosse altro per la semplicità che in qualche modo ci si presenta, no? Il testo in realtà è molto 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 semplice, e addirittura là dove non lo è diventato in virtù di un lavoro sul testo, no? Affrontare la semplicità in questo momento credo sia una delle cose più complicate. E quindi siamo stati fortunati, principalmente come attori, ma anche in fondo come persone, no? Perché il teatro per le persone lo fanno le persone. E quindi la cosa più interessante di questo teatro delle persone per le persone è fare un viaggio con se stessi, insieme altri se stessi, che sono gli altri lavoratori, gli altri operai che con te cominciano a costruire lo spettacolo. E quindi la difficoltà di raggiungere delle semplicità è stata l'inizio più arduo di questo lavoro. La semplicità vuol dire, nel caso specifico di mio, per esempio, in questo spettacolo, comunque è stata quella di provare a lavorare in una maniera leggermente più ossessiva nel togliere tutto quello che noi teatranti più zuzzarelloni abbiamo fantasticamente certe volte a disposizione, che invece in certe circostanze con autori come questo non servono, anzi possono essere controproducenti. Quindi il lavoro di togliere, il lavoro di rendere in fondo invisibile il lavoro per produrre una densità che sta fuori dai corpi, per esempio, ma che invece risiede assolutamente nei corpi. Allora, so che il discorso non è così semplice, ma vuol dire, per esempio, andare a lavorare su tutto quello che non detto, ma comunque che fosse dice, e saperlo fino in fondo, e quindi tenerlo sempre pronto nel proprio lavoro, a disposizione di quello che si dice, del poco che si dice. Il tanto che non si dice è sempre a disposizione del poco che viene detto, e i rapporti di cui tu prima parlavi, no? Che fondano il lavoro sulla scena, sono fondamentali, perché in qualche modo non sono personaggi, no? In fondo sono più persone che personaggi, hai la sensazione che siano più persone quelle che, con cui hai a che fare, e forse è leggermente più vicino a quello che noi normalmente possiamo concepire per il cinema che non per il teatro, no? Nel cinema lo spettatore ha più immediatamente la sensazione di vedere la vita, no? Mentre a teatro noi, non fosse altro per i 180 gradi che racchiudono l'arco scenico e la visione della platea, noi abbiamo sempre una parzialità e una rappresentazione, no? Questo autore, questo testo forse ci chiedono di mettere a fuoco la sostanza delle persone che agiscono, e che sono naturalmente anche personaggi, ma proprio perché non sono nessuno, non hanno neanche nome, sono l'uomo e donna come Adamo ed Eva, mi veniva da pensare l'altro giorno. Quelli ce l'hanno il nome. Eh? Quelli ce l'hanno il nome. Ma quelli ce l'avevano, ma noi non gliel'abbiamo dato. E quindi niente, la complicanza della semplicità, sì. Insomma, in teatro la semplicità è la cosa più difficile.
non solo in teatro. È vero. Mi guarda, quindi sotto esame anche lei. Sì, cercavo di sottrarmi. No, allora buonasera a tutti. Io ho un così mi sento un pochino outsider rispetto ai miei colleghi, perché appunto insomma io ho fatto molto molto più cinema nella mia vita che teatro. Per questo faccio questa premessa, per dire che l'approccio per me a questo lavoro, a questo testo così particolare, è stato molto duro, molto difficile. Direi che io innanzitutto ho veramente credo questo Valerio lo sente, l'ho seguito proprio come un cane, come un'ombra, avevo proprio bisogno della sua direzione, perché non sono in grado di muovermi sola in una cosa del genere o autonomamente. Poi arrivo io, ma dopo non sono nel mio acquario, quindi mi muovo con grandissima cautela, ascolto molto attentamente quello che mi viene detto, cerco di fare quello che mi viene richiesto. La difficoltà per me in un testo così, e per il tipo di esperienza professionale che io ho avuto nella vita, è veramente di calibrare direi i volumi, cioè fare di un testo molto, appunto, come abbiamo detto finora, no? Molto, molto rarefatto, molto anche forse difficile da comprendere in alcuni momenti, in cui appunto le frasi sono interrotte, ci sono tanti non detti, tante cose che vengono lasciate in sospeso. Farne qualcosa di profondamente vivo, di profondamente toccante, di profondamente emotivo, senza, e questo, in questo senso Valerio mi è stato molto d'aiuto, perché mi ha frenato in momenti in cui io, per la paura di compensare un'incapacità mia, vabbè, queste sono insicurezze, ma ognuno ha le sue, spingevo molto nel sentimentalismo, e questo, in questo senso lui è stato grande nel dirmi non cedere a questa tentazione, che è facile, no? Che è anche un po', però insomma, appunto, una recitazione di serie B. Avevo molta paura di non arrivare, perché appunto non sono stata la prima a citare il cinema, quindi mi hai sdoganato, quindi adesso lo faccio più tranquillamente. Il cinema è qua, ok? Quindi tutto quello che io dico, quello che mi passa nelle minime sfumature del volto, degli occhi, si vede, in teatro no. Quindi la mia paura è stata, ed è tutte le sere, quella di non arrivare con la mia emozione, che io sento enorme quando recito questo testo, questo personaggio che mi commuove tantissimo, tantissimo, mi fa una tenerezza pazzesca questa donna, questa ragazza. Non è che mi sto dando della ragazza, però insomma sembra un po' piccola anche, no? Mi commuove molto, e questa cosa vorrei farla passare. Nel tentativo di farla passare, appunto, in questo senso dico, è una calibrare volumi, non devo mai cedere, ed è un grande sforzo costante, di grande concentrazione, alla cosa di buttare fuori con appunto enfasi o un sentimentalismo che poi diventa banale e rovina tutta una costruzione invece di un equilibrio fantastico che c'è tra tutti noi. Appunto, io ho infinitamente meno esperienza di teatro rispetto ai miei colleghi, e quindi ritengo di, non so, adesso non è che voglio parlare per loro, io ho faticato molto in questo senso con un testo così anche ostico in qualche maniera, e basta, ecco, questo è quello che posso dire sul mio personale lavoro. Detto ciò, amo lo spettacolo tantissimo, non l'ho visto dal di fuori, lo vedo dal dentro tutte le sere, credo che sia
molto emozionante, e devo dire, ecco, quello che è importante che un attore ami il proprio personaggio. Io lei la adoro, la amo molto, perché mi intenerisce tantissimo, anche nelle asprezze, anche nelle durezze. Questa è una costruzione che ha, insomma, è un lavoro di Valerio che io ho cercato di, che cerco tutte le sere di rendere al meglio. Ecco, basta. Ma direi che la prova del 9 del funzionamento dello spettacolo, della recitazione, dell'insieme della compagnia, è proprio rilevabile dal fatto che questo spettacolo rarefatto, spettacolo dell'attesa, che si svolge in un cimitero, a tratti fa ridere il pubblico. E questo è importantissimo, il tragicomico della vita, cioè, e in qualche modo è lì che è probabilmente, cioè, si è centrata la formula, si è capito profondamente l'autore, cioè non è un misticismo algido, è il misticismo della vita quotidiana in qualche misura. E voglio sentire gli altri attori, partendo da un'impressione che io ho avuto da spettatore. A un certo punto non mi è sembrato di trovarmi più di fronte a recitazione, ma a musica. Nel senso in cui c'era una sonata, poi c'era un trio, poi c'era un quartetto, poi arrivava il quintetto, poi si staccava un solista. Avevo l'idea di una specie di complesso musicale, e queste parole che, al di là del senso, vivessero come musica, come tono. Ma voglio capire se gli altri attori nella recitazione questo è vero, o è solo l'impressione di un attore, poi, di uno spettatore. Perché avrei voluto invece fare il professore, fare l'attore. Sì, beh, Foss era principalmente un musicista, quindi lui dice che scrive i testi come una partitura musicale. A me piace molto quando scrivono le partiture musicali anche nei testi teatrali. La difficoltà, e in questo siamo stati lavorati oltre che nell'anima e nella psiche da Valerio, anche in questo, nel senso che la partitura musicale si avverte, ma non è, deve essere predominante, e la difficoltà per me è stare in una partitura comunque di musicale, ma con una forza psicologica o debolezza o col sentimento, no? Perché a volte solo la partitura musicale può sembrare niente, no? Può non dare niente. Qui invece bisogna stare attenti, perché proprio te la impone lui in certi momenti, ma devi tenere anche, appunto, il pianto, l'anima, la persona, tutte le cose belle che sono state dette fin qui. E quindi c'è molto, e appunto per me la difficoltà è tenerla, ma essere persona e soffrire. Aggiungo che Valerio ha lavorato proprio sulle anime nostre, poi pieno di, mi piace perché è pieno di nostalgia, di rimpianti, si piange. A me piace tanto piangere. Piangerei dalla mattina alla sera, quindi mi sono trovata proprio nel mio, ecco, io proprio tanto, sono piena di nostalgia, di impianti, di vita, che insomma basta schiacciare un bottone e piango. Quindi, lo sa che lei era proprio divertente, insomma, cioè lei si divertiva e comunicava divertimento. Mi permetto di dire che sono divertente anche nella vita per gli altri, ma io piangerei sempre. E quindi, cioè, no, ma a parte gli scherzi, è vero, mi ha lavorato su tanti strati, su tante. Ma appunto anche quando faccio un po' ridere, c'è sempre un dolore dietro. A me piace poi quando il personaggio, questa madre potrebbe sembrare insopportabile, io adoro i personaggi che sembrano insopportabili ma che fanno lo strazio, e la difenderò fino alla morte questa donna, perché mi piace portare in scena più che l'eroismo lo strazio umano, e qui proprio siamo. Questo, grazie. Sì. Ecco.
Buonasera, io diciamo da attrice in questo spettacolo ho una diversa difficoltà dei miei colleghi, cioè quello di entrare in scena dopo molto tempo, per cui faccio, come dire, un lavoro di concentrazione, di attesa fuori le quinte, insomma, che spero che ogni sera naturalmente si apprezzi, no? Perché dico, mi sono concentrata, si vede che mi sono concentrata. Spero che insomma arrivi, come dire, questa preparazione fuori, no? Cioè, che arrivi, come dire, l'emozione che ho come attrice e porto come racconto come personaggio. E anche nel mio caso lo strazio, perché anche la mia il mio personaggio, la donna che rappresento, è una donna che soffre molto, è una donna che cerca di un po' di nascondere, ma comunque di far sentire la sua sofferenza. Per cui anche se appunto non è una vincente, io sono molto legata, perché è bello trasmettere anche dei personaggi, dei sentimenti così, no? Non vittoriosi, non vincenti. Quindi sì, insomma, c'è una grandissima umanità. Quello che tengo, diciamo, a raccontare, a dirvi, è che è bellissimo lavorare non solo con colleghi così di altissimo livello, e che quindi rendono il livello alto del lavoro, perché quello è importante, se la squadra è forte in tutte le sue postazioni, allora lo spettacolo è bellissimo, ma soprattutto con un direttore d'orchestra come Valerio Binasco, perché è proprio, cioè appunto, è bravissimo a comunicarti in maniera molto chiara quello a cui tiene, il livello che vuole raggiungere, ma anche la profondità, diciamo, che racconta il testo, ma che racconta lui come persona, per cui ti spinge a dare il massimo, per cui dice cos'hai, fino a qui arrivi, poi non c'è più niente, e allora dici no, cioè, c'è tanto altro. E questo come attore è bellissimo, perché ti spinge a lavorare nelle zone più profonde, nelle zone pure più complicate, più dolorose di te stesso, ma anche quelle più gioiose, comunque un livello molto molto in profondità. Questo non è un lavoro che ti capita così frequentemente, ecco, quindi grazie. Ma che fai durante quel quasi ora in cui loro sono in palcoscenico? Dove sei? Cosa fai? Allora, c'ho un mio iPod. A parte che tu hai detto che io non devo raccontare i miei segreti. Volevo sentire quale bugia avresti raccontato. Non lo dire. Delle pratiche d'attesa molto emotivizzanti. Il regista ha detto che non si possono rivelare, esatto. I segreti. L'ho messo alla prova, volevo vedere. Prego. Nicola Pannelli. Non so che cosa aggiungere a discorsi. Tutti molto, molto interessanti. Forse sarebbe la volta di ricevere magari una domanda da parte di qualcuno. Posso dire questa cosa qua, che è stata un'esperienza inaspettata questa qui. Io mi sono venuto dentro questo spettacolo un po' come quel bimbino appeso alla mamma, un po' più grandicello, che apre una porta, non sa quello che lo aspetterà, proprio non ha la minima idea. Devo dire che quando ho letto il testo non ci ho capito nulla. E ho detto, ma chissà come si può fare una cosa così, però ho una fiducia gigantesca nei confronti di Valerio, con cui ho lavorato diverse volte, e è stata una felicissima scoperta in un lavoro di grandissima serenità, grandissima scoperta, perché veramente non sapevo che cosa sarebbe successo del nostro lavoro, del mio lavoro, e il risultato a cui siamo arrivati è sempre temporaneo, insomma, che ogni sera si riproduce. Mi hanno felicemente, gioiosamente sorpreso. Basta. Allora, io raccolgo la sua sollecitazione, cioè di rivolgere al pubblico l'invito a fare delle domande. Siccome non ci sarà la prima domanda, ci sarà la seconda, è sempre così, la faccio io la prima, ed è polemica nei confronti di Binasco. Cioè, io voglio capire una cosa, si è parlato di direttore d'orchestra, no? Si è parlato di
tutti quanti gli attori poi hanno parlato di scavo interiore. Tu hai parlato, io alla psicologia ci tengo. Di fronte a testi del genere, voglio dire, dove si colloca il direttore d'orchestra, lo psicologo e un testo di questo tipo? Come riesce a creare un equilibrio del genere? E soprattutto, dove la scavi la psicologia dell'attore rispetto a personaggi come questi, che non sappiamo neanche se sono vivi o sono morti? È tutta qui la polemica. Non c'è di peggio, appunto, aspettavo la polemica. Allora, andiamo per argomenti. La direzione d'orchestra. Argomento principale. Ci sono due filoni principali di colleghi, di teatranti. Ci sono i teatranti che hanno una passione inestinguibile, un amore vero, sincero, trascinante, sanguinoso nei confronti dell'arte e del teatro, in specie dell'arte del teatro. E ci sono dei colleghi che appartengono a un altro ramo che hanno una passione invece che è strana, ugualmente febbrile, ugualmente urgente per la realtà della vita, e quindi usano il teatro come strumento per riraccontarsi, ritrovare, risentire dei sapori che durante la vita quotidiana, durante la loro esperienza di esseri umani, hanno assaporato. Appartenendo io a questa seconda, a questo secondo ramo, cioè di non essendo io un innamorato del teatro, ma pur non meritandoselo, un innamorato dell'umanità e delle persone, ma per motivi che non so nemmeno io quali, la mia ricerca non è mai nel testo o nella teatralità del testo, nella tecnica di scrittura, nei personaggi, ma, come diceva Michele, e va dritta per dritto nelle persone. Io vado a cercare chi sono queste persone. E allora parliamo, primo argomento, la musicalità. La musicalità può sembrare una cosa estranea, esterna, cioè uno scrittore che scrive in modo musicale. Non è sempre vero, le traduzioni non sempre ci aiutano, bisogna avere un senso della musicalità, ma questo senso della musicalità non è il senso della musicalità, è il senso del dialogo. Se voi, vi chiedo di fare un esperimento quando volete togliervi una curiosità, registrate su un registratorino una qualsiasi conversazione fra 2, 3, 4, 70 persone e scoprirete che le regole della conversazione sono principalmente musicali, non sono logiche, non sono nemmeno psicologiche, ma sono prevalentemente musicali. A volte le persone dicono parole, frasi, fra di loro, conversano semplicemente per contribuire a un andamento ritmico, a un andamento melodico. È curioso, ma è esattamente così. Credo che la gran parte delle cose che diciamo, che ascoltiamo, appartengono a una struttura fortemente musicale. Quindi l'effetto di musicalità che qualche volta uno può sentire in uno spettacolo dipende da due cose. Scritto bene ed è recitato bene. Non abbiamo mai pensato, io quando io dico agli attori sentitelo come se fosse una musica questo dialogo, immediatamente sembra reale, ma non che vada cantato, non sto parlando di Gassman o dell'attore Canoro, parlo del dialogo normale che è fatto di ritmi, è fatto di brevi accenti ai quali immediatamente noi ci ispiriamo. Se non vi fidate di quello che dico, fate la prova e quando sarete abbastanza distratti dal seguire gli argomenti della conversazione, allora capirete che seguirete quasi soltanto la musicalità della conversazione. Un grande scrittore, e io ne ho conosciuti pochi di scrittori contemporanei a cui posso dire che sono grandi, ma quando sono grandi riescono a restituire immediatamente la musicalità della natura reale della conversazione tra uomini. Quindi, uno è questo. L'altra cosa è dove vado a cercare la psicologia. Allora, un autore che scrive di temi così importanti, come un uomo che all'improvviso, dopo anni, apre gli occhi da un sogno, oppure in una giornata che sembra un sogno, apre gli occhi e vede di fronte a sé una ragazza che era il suo grande amore, che è tuttora il suo grande amore, ma era il suo grande amore, forse emerge dal passato. E le prime due battute sono: ma sei davvero tu? E lei risponde: sì, sono io. Ora, o è soltanto parole, o c'è un'esperienza, cioè l'attore che è tenuto a dire: ma sei davvero tu?
E la persona che deve dire sì, sono io il tuo tu, sono io la persona che tu stai definendo tu, è carica di qualche cosa che non è intonazione, non è drammaturgia, ma è esperienza di sentimenti, l'attesa. E allora l'attrice che deve rispondere sì, sono io, che è venuta lì apposta per farsi vedere, deve mettersi in relazione con l'esperienza profonda di che cosa vuol dire andare da uno che ti guarda e ti dice ma sei tu, e questo sì sono io vuol dire io apro la mia anima, apro le porte del mio cuore allo smascherare il fatto che anche che per me è importante che tu mi riconosci, mi vedi, da come tu mi chiederai ma sei davvero tu, io capirò se sono il tu che tu stavi aspettando, perché anche tu sei il mio tu. Allora, due attori in che modo possono connettersi con un'esperienza del genere? Mettendo a fuoco quali sono le somiglianze dentro la loro anima, dentro la loro esperienza di vita, col fatto di essere così desiderosi di essere riconosciuti da qualcuno e così desiderosi di aspettare che arrivi qualcuno nella loro vita. Allora il lavoro psicologico non è nei personaggi, perché Jon Foss ci offre semplicemente un testo scarno dentro cui ogni attore deve proiettare dei propri film, dei propri ricordi, delle proprie consonanze con i temi principali. Non sempre sono a disposizione, da lì arriva quello che noi chiamiamo un lavoro di scavo o di costruzione di una memoria, di una adesione personale. Questo è di tipo ovviamente psicologico, ma non c'è da aver paura di una parola del genere, nel senso che siamo carichi di esperienza. Lavorare sulle nostre esperienze significa a volte andare a tirare fuori dei sentimenti che erano lì fra il chiaro e lo scuro, fra il brusco e il brusco. Bisogna dire state tranquilli, stiamo solo lavorando con voi per farvi essere evidenti, non abbiate paura delle vostre zone oscure, tanto il pubblico non lo sa a cosa state pensando, ma se non pensate a qualcosa di profondamente connesso con la vostra vita, queste parole rimangono solo, ma sei davvero tu? Sì, sono io. E finisce lì. Certo, la trama va avanti, ma va avanti in modo bidimensionale. Bene, qualcuno del pubblico ha curiosità, domande da rivolgere agli attori, magari qualche spettatore anche di ieri sera? Questa è la seconda domanda, prima non l'avevo fatta, la seconda, perché il ghiaccio è già rotto. Proprio nessuno. Beh, intanto credo che bisogna dire che il pubblico il giorno dopo della prima è un po' un problema di questi incontri di retroscena, in genere non ha ancora visto lo spettacolo ed è qui soprattutto per ricevere dei suggerimenti, per ricevere delle chiavi, delle interpretazioni, per essere introdotto a vedere lo spettacolo con una partecipazione più intensa e quindi assolve un po' a questo ruolo. E io sono grato al pubblico che frequenta questi incontri, quindi c'è un po' questo limite e la difficoltà. E poi, non conoscendo Jon Foss, come dicevo all'inizio, uno apprende, cerca di conoscere quello che... E quindi siamo affidati, d'altra parte siete tutti di una bravura strepitosa, dal professore al regista agli interpreti, che ci tenete avvinti da quando avete cominciato fino ad adesso. Io davvero non saprei che cosa chiedere. Io confesso che spero in una scrittura in compagnia anch'io, perché insomma è una cosa che inseguo da... Provino, facciamo un provino. Io ho promosso, Detto questo, lo spettacolo è uno spettacolo straordinario, e lo dico in scienza e coscienza, come direbbe un medico, nel senso in cui non è facile trovare una orchestrazione degli attori così millimetrica in alcuni momenti, un dosaggio così straordinario di presenza scenica e di energia, tutti i ruoli sono straordinari, ma anche nelle situazioni, perché hanno dei momenti in cui sono, i ruoli sono più ingigantiti, sono più in evidenza, momenti in cui vanno più in un cono d'ombra e via dicendo, ma sempre vi trovate di fronte a un organismo che vive
ed è veramente un angelo che complessivamente non passa una volta o due sul palcoscenico, ma passa in continuazione da un punto all'altro per tutta la durata dello spettacolo. Io citerei, per concludere questo incontro, un po' le parole di Fosse. Fosse dice questo, che in uno spettacolo, insomma, cioè proprio nel teatro in assoluto, la purezza può risplendere esattamente quando scrittura, regia, recitazione si liberano dello scrittore, del regista e dell'attore, un po' quello che avete detto voi. Non più limitate espressioni di qualcuno, ma parti ormai di un tutto, unità nella differenza, ossia ciò che rende la differenza qualcosa di unico. E solo così, dice Fosse, l'opera d'arte diventa realtà. Al Carignano accade questo, è una piccola operazione alchemica ed è un'esperienza che merita di essere vissuta. Vorrei dire due parole sullo spettacolo, è noiosissimo. cioè chi di voi vuole fare questo sforzo? È proprio di quelli noiosi, cioè avete presente il cinema di Ozu? In realtà dicono che assomiglia a Strindberg, assomiglia a Ozu, che per me è il più grande regista del mondo, lo vedrei tantissime volte, però è noioso. Quindi volevo dirlo, nel senso che fa ridere, però appartiene a quel genere di teatro noiosino. Cioè, cosa richiede? Richiede allo spettatore un'azione di resa. Mi arrendo. Ok, io l'ho fatto, ho creato un inizio abbastanza in quel senso lì, come dire, no? Il classico inizio che il marito, di solito il marito dice alla moglie, te l'avevo detto di non venire, che però serve per sedare, come dire, il desiderio dello spettatore, dire facce ridere, facciamo menatevi come mio. No, non succede quasi niente, però accadono tante cose, belle come ha detto il professore. Ma bisogna, come dire, sintonizzarsi su come quando accendi la radio e trovi Mahler, non trovi Elvis Presley, lo dico così per rispetto alle nostre generazioni, non trovi Mahler, cioè trovi Mahler, trovi qualche cosa per cui dici ok, posso raccogliere qualcosa di molto emozionante, di molto forte. Poi gli attori sono fantastici, quindi da subito arriva la suspense, ma non è la suspense di Spielberg, è neanche quella di Hitchcock, è quella di Ozu. L'avete mai visto? Ozu è fantastico, ridete, ma è fantastico. È così, succede tutto e non succede niente, per cui appartiene a quella categoria lì. Ve lo dico perché abbiamo parlato molto, ci siamo andati tutti un po' in molte aree, e poi la radio diceva, ma questi sono a fare. Invece no, è interessante questo. Questa tipologia di scrittura, che è come se fosse, bisogna veramente fare un atto di resa, perché per vedere gli angeli occorre arrendersi un attimo, respirare, perfetto, adesso io entro in ascolto di qualche cosa che mi mette alla prova in qualche maniera, non la mia capacità di capire, questo ve lo garantisco. Si capisce, no, sembra che dice, non capirete niente, no, si capisce, non la, poco ma si capisce, non la vostra capacità di sopportazione, mette alla prova la capacità di sintonizzarsi con qualcosa che è leggermente spostato, come quando vi dicevo prima, no? È come se non fosse interessato non a mettere al centro questa immagine, ma poi vi chiede di guardare il suo riflesso. No? Come quando se io mi metto a guardare qualcuno che fa qualcosa davanti a una luce e guardo questa persona e poi scopro che no, la cosa da vedere è l'ombra che fa questa persona e chiede un piccolo sforzo da quel punto di vista lì. Cito come argomento conclusivo il potere di questo autore, che è un po' un animista oltre che un cristiano, che cerca l'anima delle cose, no? Non solo delle persone, mi ricordo una scena di E la notte canta, Night Songs, in cui lei, la donna, sta per scappare di casa insieme a un amante e là il marito è in una stanza che sta per spararsi, perché anche quello è molto testo brillantissimo, sta per spararsi nella stanza di là e lei sta facendo i bagagli. E non vede l'ora di andare via da questa casa, non ne può più di stare in questa casa, hanno un bambino piccolo, lei vuole andare via, l'amante è quello che le dà forza di andare via, e il marito invece è depresso, quindi le toglie tutte le forze, una donna forte ha bisogno di forza. E sembra non avere nessun tipo
esitazione, dopo una vita ad aspettare il momento magico di dire me ne vado, ha trovato la forza di andarsene. Prende il suo borsino, poveretta, una vecchia borsa anni 70, la riempie di oggetti alla rinfusa che trova nell'armadio, e la sua determinazione, che cosa c'è di più determinato di una donna che vuole andarsene e mette le sue cose dentro una borsa, no? Sembra una scena che si conclude in un attimo con lei che sbatte la porta e se ne va. Si blocca e la sua determinazione diventa commozione, perché trova nell'armadio un oggetto, dice Ion Foster. Non ci dice qual è. A tutti noi può venire in mente una teiera, un piattino, una scodella di peltro, non so, una roba. Lei lo guarda, si ferma, tiene questo oggetto che non, senza nome, un oggetto senza destino, nelle mani, e dice, e lui gli dice, l'amante dice, allora andiamo o no? È tardi, bisogna andare, no? Dice sempre le stesse battute, Ion Foster, mi sembra di capire. Andiamo! È tardi, andiamo! E lei smette di fare i bagagli, si siede sul divano, le vengono le lacrime e dice, io non riesco a venire via con te. Lui dice, ma perché? Non lo so, ma questo oggetto è la cosa più triste che io abbia mai visto. E basta. Ma si dice quanto amore entra in questo oggetto, no? Ed è un oggetto da niente. Io mi immagino una roba grigiastra, di peltro. All'improvviso questo oggetto ha avuto il potere. È passato un angelo, è entrato dentro questo oggetto. E la sua determinazione la fa crollare e dire, aspetta un po', no, non andiamo subito, aspetta. E dice, perché? E dice, perché questo oggetto è la cosa più triste che io abbia mai visto. La sua anima è entrata lì dentro, la sua vita è entrata lì dentro. E non ci dà nessuna informazione, perché è bastardissimo l'autore, non dà informazioni. Solo sintomi, non dice mai diagnosi, solo i sintomi. E tu devi andare a ricavare la diagnosi da qualche parte. Non sapremo se questo oggetto corrisponde a una vittoria alla lotteria di anni prima, a un oggettino comprato a Venezia durante un viaggio, non sappiamo niente, ma sappiamo che la sua anima è entrata lì dentro e lei non se la sente più di partire. Io trovo che questo è un colpo di scena carico di suspense e totalmente privo di qualsiasi accadimento. Ho finito. Allora... Il regista vi ha ingannato, assolutamente ingannato. Voi accenderete la radio e non sentirete né Mario né Elvis Presley, ma sentirete voi stessi, la vostra voce, la vostra interiorità. Mi sta venendo da piangere. Lo spettacolo sarà divertentissimo, come è evidente dall'atmosfera di questa presentazione, devo dire. Ma al di là di questo, sicuramente è uno di quei rari casi in cui il teatro è esperienza personale. Mi darete ragione e darete torto a lui. Buonasera. Promosso.